Siamo lodati Gesù e Maria. Le letture di questa sesta domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, specie il Vangelo, sono talmente dense, pregne di molteplici e profondissimi elementi di riflessione e meditazione, che mi aspettano tre omelie, ma ce ne vorrebbero 30 per sviscerarle adeguatamente. Io non sono certo il consigliere di chi compone la liturgia, ma un Vangelo di questo genere bisogna farlo almeno in 4 domeniche per poterlo approfondire adeguatamente. Proviamo a fare una sintesi che sarà sicuramente assolutamente insufficiente, e poi il Signore ci aiuterà. Ecco, però vi consiglio vivamente, portate il foglietto a casa, perché qui c'è veramente tantissima roba. Allora, certamente la protagonista di questa domenica è la legge di Dio, ossia i suoi comandamenti. Nella prima lettura, anche quella è un pezzo da 90, un capolavoro, il testo del Siracide, magistralmente l'uomo viene posto innanzi al fatto che i comandamenti ci sono e alla doverosa presa di posizione dinanzi ad essi. Vuoi accoglierli e osservarli oppure no? Nel Vangelo, abbiamo ascoltato, Gesù porta a perfezione, come spiega, non sono voluto ad abolirli ma dare pieno compimento, ben 3 comandamenti, li avete riconosciuti: il 5, non uccidere; il 6, non commettere adulterio; e alla fine il 2, sul giuramento, non nominare il nome di Dio in vano. Sapete, il falso giuramento è un peccato contro il 2° comandamento, ogni tanto dobbiamo ripassare un po', Quindi, allora, il punto è questo. La prima cosa che noi dobbiamo comprendere: ci abbiamo voglia o non ci abbiamo voglia di conoscere e osservare i comandamenti? Perché la prima lettura comincia con questo invito: se vuoi. Con il Signore vale sempre se vuoi. Se vuoi. Quindi, Dio ha dato le leggi all'uomo, certamente le ha date perché siano osservate, ma vuole che l'uomo, esercitando la sua libera volontà, anzitutto si curi di conoscerli. È il nostro dovere conoscere bene i comandamenti di Dio. Voi, per esempio, sareste capaci di dire, punto primo, tutti i 10 comandamenti; punto secondo, sai dire quali sono i peccati contro il primo comandamento, contro il secondo, contro il terzo, contro il quarto? Io chiaramente vi ho detto che non c'è tempo di farlo adesso, perché saremo veramente a lungo, no? Una volta conosciuti, vuoi liberamente farli tuoi e metterli in pratica fedelmente? Questo perché? Non perché sei costretto, ma perché sei convinto che, lungi dall'essere limitazioni, i comandamenti di Dio sono in realtà vere e proprie liberazioni, non limitazioni, cioè liberano noi dai pericoli di un uso maldestro, distorto o addirittura sbagliato o malvagio della nostra libertà, che, se questo accade, sicuramente ci porta alla rovina. Cosa dice il testo del Siracide? Io metto a te l'acqua e il fuoco, la vita e la morte, il bene e il male, e ancora a ciascuno sarà dato ciò che gli piacerà. Vuoi avere una vita benedetta e felice? Consiglio da padre e sacerdote: mettiti dalla parte di Dio. Vuoi avere una vita d'inferno? Non metterti dalla parte di Dio. Ma noi abbiamo quello che ci piace, quello che scegliamo liberamente di avere. Gli artefici del nostro, tra virgolette, destino, perché il destino, come viene inteso comunemente, non esiste, quindi della nostra sorte, sia terrena che ultraterrena, siamo solo noi con le nostre libere scelte. Non dire prendersela con il Padre Eterno. Siamo noi gli artefici del nostro destino. Accusare Dio, come fa qualcuno, dei propri mali presenti, o addirittura, peggio ancora, di un'eventuale dannazione, è una bestemmia orribile e imperdonabile. Sapete che quando si accusa Dio del male, si dà la colpa a Dio di qualcosa. Quella è una bestemmia peggio di quelle che fanno gli scaricatori di porto a proposito di comandamenti, Cioè, se uno impreca contro Dio, lo sappiamo tutti quanti che è una bestemmia. Ma se uno dice, Dio mi ha fatto venire sta cosa, è cattivo che mi ha fatto venire sto male, e non fa niente, quella è una bestemmia quella lì. Attribuire a Dio la causa del male. Più grave di quella che scappa in un momento di ira con un'imprecazione rivolta contro il cielo, perché è commessa appunto con lucidità mentale. Quindi,
I comandamenti, pur essendo lasciati alla nostra libera accoglienza e messa in pratica, quindi Dio vuole che liberamente ci decidiamo per loro, li facciamo nostri e li mettiamo in pratica. Però attenzione, sono comandamenti, che significa? Che non sono pii consigli o indicazioni non vincolanti. Il testo del Siracide conclude dicendo che Dio non ha comandato a nessuno di essere empio. Empio vuol dire un uomo che vive senza Dio e senza la sua legge, e non ha dato a nessuno il permesso di peccare, eh? Nessuno c'è il permesso di peccare, eh? Guardate, è più facile, vi ricordate quando dice Gesù, è più facile che un cammello passi con una corona di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora, è più facile che un mammut passi con una corona di un ago che Dio dia a qualcuno il permesso anche solo di dire una bugia di scusa, eh? Dio non dà questi permessi. Sapete un aneddoto vero, è una storia vera di San Tommaso d'Aquino, mi prendo questa piccola parentesi di un minuto. San Tommaso d'Aquino è uno dei compatroni della nostra diocesi, uno dei più grandi teologi di tutti i tempi, era professore di teologia alla Sorbona a Parigi. Un giorno, siccome era una persona un po' particolare, abbastanza robusto, sempre taciturno, gli studenti, che a volte sono un po' mascalzoncelli, lo prendevano in giro. Un giorno gli fanno così: professore, professore, ce l'hai il sino che vola? Sapete che ha fatto San Tommaso? Si è alzato dalla cattedra, è andato alla finestra, si è affacciato, ha cominciato a guardare in giro. Immaginatevi la marmaglia della classe, tutti quanti a ride, no? Dice, questo è scemo, si mette a faccia alla finestra che l'asino vola. Lui non si scompone per niente, guarda bene, rimane un bel po', guarda a destra e a sinistra, dopodiché torna al posto, tutti a ride, e dopo li gela a tutti quanti e gli dice così: ridete pure, ma sappiate che è più facile che Dio faccia volare un asino che non che dia al vostro amico il permesso di dire una bugia di scherzo. Di scherzo, nemmeno di scusa. Fine delle risate. Ma è la verità. A nessuno è stato dato il permesso di peccare. Mai, in nessun caso e per nessun motivo. Perché dare il permesso di peccare significherebbe autorizzare l'uomo a farsi del male, a compiere un suicidio più grave di quello del corpo, perché è il suicidio bestiale dell'anima quando noi facciamo il male morale, l'origine di tutto ciò che è male. Quindi, per l'amore di Dio, che Dio nutre nei nostri confronti, è più facile che l'universo cessi di essere un universo piuttosto che lui autorizzi un minimo peccato. Come Gesù, e qui ci colleghiamo al Vangelo, andiamo verso la conclusione, dice all'inizio del Vangelo: nemmeno un trattino, uno iota della legge passa. Perché capite, qualcuno dice: ah, ma nell'Antico Testamento Dio era tanto severo, aveva 10 comandamenti, ma è venuto Gesù è tanto buono, quindi lui chiude un occhio. Ma dove sta scritto questo qui? Cosa dice? Non pensiate che io sia venuto a abolire la legge, sono venuto a dargli pieno compimento. Anzi, non passerà nemmeno un trattino, uno iota. Chi conosce l'ebraico, il trattino, che è il makef, è una particella congiuntiva insignificante, piccolissima, tra due radicali ebraici, e lo yod è la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, è più o meno simile a un nostro apostrofo. Quindi sta dicendo: io non faccio sconti per niente, per nessuno, anzi, poi vi spiego. E infatti poi Gesù spiega, dice: non è che il quinto comandamento io lo abolisco, no, ti dico, attenzione, avete inteso che chi mette a morte il fratello, io vi dico, anche chi si adira, anche chi gli dice stupido, anche chi gli dice pazzo. Quindi Gesù dà il quinto comandamento fino a coinvolgere l'ira, l'insulto o l'insulto grave, dire pazzo. Perché? Perché voi siete contenti quando qualcuno vi insulta? Se tu insulti una persona, non lo uccidi con una coltellata, ma non capisco, lo conosciamo il proverbio, no? Fa più morti la lingua che la spada. E l'ira, se tu non la controlli, l'ira, sapete che molti omicidi vengono commessi quando uno perde la grazia di Dio, quando uno perde il lume della ragione. E quindi Gesù va alla radice: se ti arrabbi con qualcuno, ti devi confessare. Se gli dici stupido, ancora di più. Se gli dici pazzo, dice addirittura te ne vai all'inferno. Io quando parlo con i ragazzini, per fargli capire per esempio che le parolacce non si dicono, dico: se gli dici pazzo vai all'inferno. E se gli dicessi un vaffa, che va in paradiso? Lo credo, no? Che tu che sei più contento che ti dicano pazzo
o che ti mandano a quel paese. Quindi mandare a quel paese qualcuno, ditemi un po', che è peccato veniale o mortale? Se Gesù dice, se gli dici pazzo andate a finire all'inferno, fuoco della Gehenna significa l'inferno. Io non dico niente, riflettete, capite? Quindi certe cose noi non possiamo farle, no? Ancora, sul sesto comandamento, dopo aver parlato in termini chiarissimi, non pugnabili, di adulterio, e quando dice unione legittima, unione legittima vuol dire due persone che sono sposate, non sposate, convivono senza aver celebrato il matrimonio. Quindi pensate un po' quanto è attuale. Ma qui, anche qui, Gesù va alla radice sia dell'adulterio, commette peccato anche chi guarda una donna per desiderarlo, sia anche di qualunque altro peccato impuro. Il discorso che fa, dice, se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo, in questo contesto, che significa? Quello che guardi. E pensate oggi, con tutta la diffusione capillare di, scusate, pornografia dilagante a tutti i livelli e scandali pubblici fatti in continuazione, anche pubblici spettacoli, uno dovrebbe stare tutto il giorno con l'occhio, con le mani davanti all'occhio. Oppure quando dice, se la mano ti scandalizza, non vedo bambini qui, no? Un adulto dovrebbe capire il contesto, a che cosa sta facendo riferimento il Signore. Meglio che te dagli una mano piuttosto che commettere un peccato grave con una mano e andartene all'inferno. Capite, no? Adesso non è questo il contesto per scendere troppo in particolari, ma l'intelligenza ce l'abbiamo tutti quanti, no? E infine sul giuramento, che cosa significa il vostro parlare sia sì sì e no no? Se è sì, è sì. Se è no, è no. Perché le persone giurano? Giurano perché devono chiamare Dio a testimone della verità di quello che dicono, giusto? Quindi chi è che ogni tanto giura? Chi ogni tanto dice le bugie? Perché se tu non menti mai, io non c'ho bisogno di giurare. Perché se io ti dico una cosa, sta tranquillo che è vera. E se ti do la mia parola e ti dico questa cosa, la faccio, io mi faccio ammazzare ma la faccio. Quindi in queste situazioni non serve giurare. Sapete poi che la Chiesa ha interpretato, e concludo questo passo di Gesù, non nel senso di una proibizione assoluta, ma nel senso che si giura soltanto quando ci sono condizioni gravissime e il giuramento diventa necessario per la tutela di un bene molto grande, il motivo per cui, per esempio, un tempo, adesso non si fa più con gli stati laici, ma una volta, per esempio, una testimonianza in tribunale era una testimonianza giurata, perché tu devi essere sicuro, anche se quella è una persona sincera, che dica in quel contesto la verità. Basta, amici miei, perché già siamo andati fuori, vi ripeto, ci sarebbero da fare 500 omelie. Lo Spirito Santo ci aiuti e non mancherà, se apriamo il cuore, di farci entrare ancora più dentro la bellezza e la profondità di questi insegnamenti del Signore, che possano penetrare nella nostra mente, formare la nostra coscienza e prendere radice profonda nel nostro cuore. Siano lodati Gesù e Maria.